Vi saluto tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. È un grande privilegio per me essere qui oggi e condividere la preziosa parola di Dio con voi. Nel 1964, quando ho visitato l'India, per la prima volta mi fu messa una ghirlanda intorno al collo. Così è stato moltissimi anni fa. Dunque, oggi leggeremo alcuni passi della Scrittura. Io credo nella predicazione della parola di Dio. Non conosco nessuna storia. Non conosco nessuna barzelletta. Conosco soltanto il Signore come mio Salvatore. Ed egli mi ha dato un mandato diretto per predicare la sua parola, sapendo che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Il nostro Signore ha detto: chi crede in me, come dice la Scrittura, non come piace a voi. Chi crede in me, come dice la Scrittura. Nel principio era la parola, non l'interpretazione. C'è una sola parola di Dio, ma moltissime interpretazioni. E c'è una sola Chiesa di Gesù Cristo e moltissime differenti Chiese. Io sono nel ministero da molti anni. Sono stato in 156 paesi nell'arco della mia vita. Io ho predicato in circa 560 città. Ho predicato più di 8.000 sermoni nei passati 60 anni. Tutta la mia vita è stata consacrata per un solo scopo: per predicare il Vangelo di Gesù Cristo, per dire alle persone che la salvezza deve essere sperimentata, per dire a tutti che Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé, per dire a tutti che nessuno può vivere in eterno a meno che abbia la vita eterna. C'è una sola vita eterna e voi dovete avere la vita eterna. Prima epistola di Giovanni, capitolo 5, versetti 10 e 11. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita eterna. Io devo dire alle persone la verità. Devo renderli consapevoli che l'eternità è molto lunga. Devo dire alle persone che non c'è una seconda possibilità. Questo è il vostro tempo, è il vostro giorno. Così prendete la giusta decisione. Dunque leggerò alcuni passi della Scrittura e poi dirò giusto alcune parole.
il primo passo della scrittura è in Matteo capitolo 25. Matteo capitolo 25. Qui leggeremo il versetto 1. Matteo capitolo 25, versetto 1. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Ora il versetto 10. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Per favore, non dimenticate mai questo passo della scrittura: quelle che erano pronte. Quelle che erano pronte al ritorno di Cristo sono entrate nella sala delle nozze dell'agnello. Soltanto la metà di coloro che avevano udito l'ultimo messaggio in merito alla promessa che aveva fatto lo sposo in Giovanni capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 3. Io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. In primo luogo Dio fa delle promesse, e quando giunge il tempo, Egli adempie ciò che ha promesso. Voi potete ritornare in Genesi, capitolo 12, versetto 3. Il Signore parlò ad Abramo e gli diede la promessa che in lui tutte le nazioni sarebbero state benedette. Potete andare in Genesi, capitolo 18, quando il Signore fece la promessa ad Abramo: tua moglie Sara avrà un figlio. E il Signore disse: tornerò fra un anno e tua moglie avrà un figlio. Da prima era una promessa, e poi la promessa è stata adempiuta. Per favore, ricordatevi questo. Se non avete una promessa nella parola di Dio, voi non potete avere fede. Potete immaginare, potete cantare nelle riunioni carismatiche. Per favore, ricordatevi questo per sempre. La vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. E nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 1, dal versetto 20 al versetto 22, leggiamo: tutte le promesse di Dio sono sì ed amen, tramite Cristo per mezzo nostro. Tramite Cristo per mezzo nostro. L'adempimento deve avvenire per mezzo nostro. Così, lungo tutto l'Antico Testamento, Dio ha fatto promesse e promesse. E nel Nuovo Testamento, tutte le promesse vengono adempiute. Ed ora parleremo della seconda venuta di Cristo. E al riguardo vorrei leggere due passi della scrittura. La prima in Giacomo capitolo 5. Giacomo capitolo 5, versetto 7.
Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Siate pazienti fino alla venuta del Signore. Fino a che la terra riceva la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Il promesso ritorno di Cristo, noi dobbiamo crederlo, dobbiamo prepararci. E se andate nella seconda epistola di Pietro, capitolo 3, la domanda è: dov'è la promessa del suo ritorno? E poi la risposta è: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente finché gli ultimi possano entrare. Questo è il tempo più importante nel corso di 6.000 anni. E questo è il tempo più importante nel corso dei 2.000 anni della Chiesa del Nuovo Testamento. Questa è una generazione profetica. Se leggete in Matteo capitolo 24, Luca capitolo 21 e anche in Marco capitolo 16, se leggete questi passi della scrittura, in ciascuno è testimoniato quello che il nostro Signore ha detto, ciò che accadrà prima del suo ritorno. E in Luca capitolo 21, dopo che il nostro Signore ha parlato in merito ai segni del tempo della fine, egli ha fatto la dichiarazione: questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano adempiute. Prima che tutte queste cose siano adempiute, cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà. E poi il nostro Signore ha detto: quando vedrete adempiersi tutte queste cose, alzate i vostri capi, guardate in alto, alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Dunque questa è una generazione speciale e molte profezie della Bibbia vengono adempiute. Così dobbiamo riconoscere il nostro giorno, dobbiamo riconoscere il nostro tempo. E al riguardo dobbiamo leggere in Luca capitolo 19, affinché comprendiate pienamente quanto sia importante riconoscere il giorno della visitazione di Dio, di riconoscere l'adempimento delle profezie della Bibbia, di avere parte in ciò che Dio fa proprio adesso. Come vi ho detto in poche parole, il Signore mi ha dato un grande privilegio. Nel 1949, quando la maggior parte di voi non era ancora nata, io ero nato di nuovo e riempito con lo Spirito Santo. Dal 1949 io servo il Signore. Quando ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, c'era un desiderio nel mio cuore di condividere la parola di Dio, di mostrare ad altri la via verso Cristo. E così, nel corso degli anni 50, ho partecipato a tutte le grandi conferenze con Billy Graham, con Oral Roberts, con Tommy Osborne, con Maurice Cerullo, con David Duplessis,
ho avuto una grande possibilità nell'arco della mia vita, perché ho potuto tradurre dall'inglese al tedesco. Ho avuto la possibilità di assistere a moltissime riunioni. Ma poi, nel 1955, un uomo di Dio è venuto dagli Stati Uniti in Germania. Il suo nome era William Branham. E cari fratelli e sorelle, io sono stato in molte riunioni, ma per la prima volta ho visto i giorni della Bibbia. Per la prima volta ho visto Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ho visto questo uomo di Dio predicare il messaggio. Egli chiamava i peccatori al ravvedimento. Circa 8.000 persone erano radunate. Alcune centinaia vennero per ricevere Cristo. Ma dopo questo egli pregava per i malati. Ed egli pregava sulla piattaforma. Sia che le persone fossero cieche, sia che fossero storpie o distese sulla lettiga, ogni persona veniva guarita proprio là. Noi piangevamo, glorificavamo Dio, perché avevamo visto Gesù Cristo in azione. Non soltanto dire egli è lo stesso, ma abbiamo visto un ministero in cui Cristo è lo stesso. Dunque, poi sono venuto a sapere che dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, il fratello Branham ricevette uno speciale incarico. Ricevette un dono di guarigione divina e di andare nelle nazioni e predicare il Vangelo di Gesù Cristo. È così che è iniziato il risveglio di guarigione. Nel 1946, tramite una chiamata diretta e un mandato da parte del Signore. E da questo ministero, nel 1946, tutti gli altri evangelisti sono stati chiamati per condividere il ministero di guarigione, per condividere il ministero di salvezza, per mettere a conoscenza questa generazione che Gesù Cristo è lo stesso, che egli fa le stesse cose oggi. Ma ci sono due speciali versetti in Luca capitolo 19, versetto 42 e versetto 44. Nel versetto 42 leggiamo, dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno, il tuo giorno. Nel versetto 44 il nostro Signore ha pronunciato il giudizio con la dichiarazione: perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Miei cari fratelli e sorelle, voi dovete conoscere il piano di salvezza di Dio. Ed io devo dirvi,
non mancate il giorno della vostra visitazione. Dal tempo di Adamo, il popolo di Israele aspettava da 4.000 anni che venisse il Messia. Era lo scopo principale di ogni predicazione. Il Messia verrà. E poi, in Giovanni capitolo 1, egli è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Loro non hanno riconosciuto il giorno della visitazione di Dio. Cantavano i salmi, osservavano il sabato, seguivano la legge e tutti i sacerdoti venivano onorati, onoravano il rabbino, rabbino qui, rabbino là, ma i rabbini mancarono il giorno della visitazione di Dio. Cari fratelli e sorelle, lo ripeto, non mancate il giorno della visitazione di Dio. Ritorniamo velocemente all'inizio del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento di tutte le profezie dell'Antico Testamento. In Isaia capitolo 40 versetto 3 leggiamo: una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Era una promessa. In Malachia capitolo 3 il Signore stesso ha detto: io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me. Questo è il così dice il Signore nella sua santa parola. E quando il tempo è giunto e questa profezia doveva essere adempiuta, l'angelo Gabriele discese dal cielo e parlò a Zaccaria nel tempio. Luca capitolo 1. Si tenne alla destra dell'altare e diede a Zaccaria la promessa: tua moglie Elisabetta partorirà un figlio e gli porrà in nome Giovanni, perché egli andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore. Ciò fu adempiuto. E Giovanni Battista era un profeta promesso, un uomo inviato da Dio con il messaggio di Dio per quel momento, secondo il piano di salvezza. Possa Dio farci grazia di conoscere la parola promessa per oggi. C'è una promessa che Dio avrebbe sparso il suo spirito sopra ogni carne, ma c'è anche una promessa negli ultimi due versetti dell'Antico Testamento. In Malachia capitolo 4 il Signore stesso ha detto: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Per favore rispettate la parola di Dio. Se non potete rispettare la parola di Dio, chiudete la vostra Bibbia e non giocate alla religione. Chiudete semplicemente la vostra Bibbia
se non credete ogni parola di Dio. Non beffatevi di Dio. Lo ripeto. C'erano delle promesse per la prima venuta di Cristo e ci sono promesse che devono aver luogo prima della seconda venuta di Cristo. In Malachia capitolo 4, versetti 5 e 6, il Signore ha detto: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Adesso siamo nel giorno della salvezza. Isaia capitolo 49, seconda epistola ai Corinzi capitolo 6. Questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Ma quando questo tempo sarà terminato, verrà il giorno del Signore. Gioele capitolo 2. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il giorno del Signore, ci sarà il giorno del giudizio. Le stelle cadranno dal cielo. Così, proprio alla fine del tempo della grazia, prima che termini il giorno della salvezza, prima che venga il giorno del Signore, e comunque, cari fratelli e sorelle, l'Apostolo Pietro, nella prima predicazione, 2000 anni fa, in Atti capitolo 2, versetto 20, ha menzionato la promessa di Gioele capitolo 2. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Ora lo ripeto. Noi siamo ancora nel tempo della grazia, ma il nostro Signore ha detto: quando vedrete tutte queste promesse della Bibbia adempiersi, io potrei portarvi nelle parole profetiche. Potrei portarvi in Isaia capitolo 17. In tutti e differenti posti nell'Antico Testamento. Ma noi siamo qui per sapere ciò che Dio ci ha promesso. Così la promessa è confermata nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 17, versetto 11. Dopo che il ministero di Giovanni Battista era già da tempo terminato, quando il nostro Signore è ritornato dal monte della Trasfigurazione, Mosè ed Elia erano apparsi. E quando loro sono discesi dal monte, in Matteo capitolo 17, versetto 10, i discepoli hanno chiesto al nostro Signore: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Giovanni Battista era venuto nello spirito e nella potenza di Elia. Ma al termine del suo ministero il sole non si era mutato in tenebre e la luna non si era mutata in sangue. Così, quando sono discesi dal monte, hanno chiesto al Signore: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Sono così riconoscente per la risposta. Alleluia! La risposta dalle labbra del Signore, non da un predicatore, non da Matteo, ma dalle labbra del Signore. Certo, Elia deve prima venire
e restaurare tutte le cose. Per favore, ricordatevi la parola restaurare. E restaurare tutte le cose. Noi dobbiamo sapere come la Chiesa era al principio. E dobbiamo ritornare allo stesso fondamento, agli stessi insegnamenti. Il primo e l'ultimo battesimo devono essere uguali. La prima e l'ultima cena del Signore devono essere uguali. La Chiesa del Nuovo Testamento deve essere restaurata nella condizione in cui era al principio. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega. Egli è il primo e l'ultimo. Così questo è il tempo di Dio. Il tempo di Dio per la restaurazione, per riportarci di nuovo a Dio, per riportarci alla parola di Dio, per riportarci al principio. Cosa ha fatto Elia? Elia ha riparato l'altare del Signore. Primo libro del Re, capitolo 18. Egli ha preso 12 pietre secondo le 12 tribù. Egli aveva il messaggio biblico, perché i figli di Israele seguivano differenti direzioni. Alcuni seguivano i sacerdoti di Baal, alcuni seguivano i sacerdoti di Astarte, alcuni andavano sulle montagne di Efraim. Così Dio ne ebbe abbastanza. Ed egli mandò Elia sul monte Carmelo e disse: raduna il mio popolo sul monte. Raduna il mio popolo. E in primo luogo egli restaurò l'altare e poi mise il sacrificio sopra l'altare e poi versò l'acqua sopra il sacrificio. E poi pregò: Signore Dio, fa che si sappia oggi che tu sei l'unico Dio in Israele e io sono il tuo servitore e ho fatto tutto questo secondo la tua parola. Egli aveva un incarico divino e ha fatto tutto secondo la parola di Dio. Ogni uomo di Dio che ha ricevuto un incarico divino saprà precisamente cosa deve fare. Noè ha ricevuto delle istruzioni precise riguardo a come doveva essere costruita l'arca. Mosè ha ricevuto delle istruzioni dirette riguardo a come dovevano essere fatte tutte le cose. Ogni uomo di Dio con una chiamata e un incarico divino saprà cosa dovrà fare. Dunque, cos'è il messaggio più importante di oggi? Matteo capitolo 25. In quel tempo il regno di Dio sarà come 10 vergini che sono uscite per incontrare lo sposo. Cosa significa la parola vergine? C'è la fornicazione spirituale e la fornicazione naturale. Così le vere vergini non commettono mai fornicazione spirituale. Loro rimangono pure dinanzi allo sposo, dinanzi alla promessa. Così, cari fratelli e sorelle, lo ripeto, questo è il tempo più importante per la Chiesa del Nuovo Testamento, per riconoscere il nostro giorno, per riconoscere la parola promessa di Dio per oggi.
ed avere parte in ciò che Dio fa adesso. Cosa significa la parola restaurazione? Egli restaurerà tutte le cose. Se arrivasse un terremoto e questo edificio fosse distrutto, dopo che sarebbe restaurato, sarebbe lo stesso. La stessa altezza, le stesse misure, ogni cosa sarebbe allo stesso modo come era prima. Così la Chiesa del Nuovo Testamento deve ritornare al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti. Noi non ritorniamo a Nicea, non ritorniamo ad alcuno dei concili, non al concilio del 386 né al concilio del 331. Noi non ritorniamo neanche alla Riforma, noi ritorniamo a Gerusalemme. Ma dal tempo della Riforma c'è stato un risveglio dopo l'altro. Prima della Riforma ci sono stati dei risvegli. C'è stato John Wycliffe in Inghilterra, Jan Hus a Praga. Ci sono stati degli uomini di Dio già prima della Riforma. Ma nella Riforma si è fatta una breccia. E la Bibbia è stata tradotta nelle lingue naturali. A casa mia, nel mio ufficio, ho la prima Bibbia di Martin Lutero, stampata nel 1545. Stampata nel 1545. Così noi guardiamo indietro a moltissimi anni e siamo riconoscenti per la Riforma. Siamo riconoscenti per tutti gli uomini che Dio ha usato. Dopo Martin Lutero c'è stato John Wesley per il risveglio metodista. C'è stato John Smith per il risveglio battista. C'è stato Menno Simons per il risveglio mennonita. Un risveglio dopo l'altro. E proprio alla svolta del secolo scorso c'è stata un'effusione dello Spirito Santo. Quando ho predicato a Los Angeles, ho notato Azusa Street, dove nel 1906 è disceso lo Spirito Santo. E Dio ha usato Mr. Parham in modo grandioso. E da quel tempo lo Spirito Santo è stato in azione. In ogni nazione della terra ci sono stati dei risvegli. Ma ora il tempo è giunto di radunare tutto il popolo chiamato da Dio. Devo essere sincero con voi. In questo tempo ci sono 565 milioni di carismatici pentecostali. 565 milioni. Tutti cantano, tutti si rallegrano e tutti credono ciò che vogliono. Ognuno ha il proprio programma, nessuno si prende cura della parola promessa di Dio per questo giorno. Tutti hanno il proprio programma. Ma noi abbiamo bisogno della parola di Dio per quest'oggi.
Dio riassume l'evidenza pentecostale ora negli ultimi momenti. E permettetemi di dire questo: io vengo dalla Germania e il Papa ha annunciato che la riforma è terminata e l'anno prossimo, il 31 ottobre, saranno 500 anni da quando Martin Lutero ha inchiodato le 95 tesi nella cattedrale di Wittenberg. Ma cosa sta accadendo adesso? Il vero programma è questo: di riportare tutte le chiese nella Chiesa Madre. E tutti riconosceranno la Chiesa Romana come Chiesa Madre. Tuttavia, sono passati 325 anni prima che la Chiesa Romana venisse all'esistenza. Noi non ritorniamo a Roma, ma ritorniamo a Gerusalemme. Noi ritorniamo al principio, ritorniamo a Gesù Cristo, ritorniamo alla parola di Dio, ritorniamo al messaggio dell'ora. E come ho detto prima, la prima e l'ultima predicazione devono essere uguali. E non ho mai predicato delle dottrine da nessuna parte, ma devo dire quello che Dio dice nella sua parola. E voi potete prendere la vostra decisione. Tuttavia voglio che comprendiate, che lo crediate o no, io ho un incarico diretto da parte del Signore. Io ho udito la voce dell'Onnipotente con queste orecchie il 2 aprile 1962 e non potreste mai immaginare cosa significa. Era un lunedì mattina. Mi ero preparato per iniziare la giornata. Sono andato alla finestra, ho tirato le tende e ho guardato fuori dalla finestra. La notte era passata, ma il sole non era ancora spuntato. Tornai indietro nella stanza e feci una breve preghiera, affidando la giornata al Signore. E dopo la preghiera mi sono alzato in piedi e ho guardato verso la finestra. E allora è accaduto. Dall'alto, ma dalla destra, così, è venuta la voce del Signore. Ogni parola pronunciata in modo preciso in lingua tedesca, che è la mia lingua. Mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Questo è vero come ogni parola in questo libro. Di colpo mi ritrovai a terra sul pavimento. Voi non potreste mai immaginare l'impatto, penetra le ossa. Ma da quel giorno, ho consacrato la mia vita al Signore e al suo servizio. E da quel tempo ho iniziato il ministero internazionale. E ho condiviso la parola di Dio in ogni modo possibile. Ma ora veniamo velocemente prima di concludere. Non mancate il giorno della visitazione di Dio.
leggete Luca capitolo 19, leggetelo in preghiera. Che non si ripeta nella vostra chiesa, nella vostra vita. Dunque la restaurazione significa, e per favore non lo dimenticate, la promessa è nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento il nostro Signore in due posti ha confermato la promessa. In Matteo capitolo 17, versetto 11, in Marco capitolo 9, versetto 12. Certo, Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. Così devo andare alla prima predicazione. Ma prima che vada alla prima predicazione, devo andare al grande mandato. Devo andare in Matteo capitolo 28. Devo andare in Marco capitolo 16. Devo andare in Luca capitolo 24. Devo andare in Giovanni capitolo 20. Perché nei quattro Vangeli abbiamo la testimonianza di ciò che il Signore ha detto dopo la resurrezione. È molto importante di non andare soltanto in un posto, ma di passare al successivo e al successivo e mettere tutte le cose insieme. In Matteo capitolo 28 si tratta del nome. Andate e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome. Nome è singolare. Non nei nomi, ma nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Qual è il nome? Qual è il nome del patto del Nuovo Testamento? Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Non c'è un altro nome dato sotto il cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati. E ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il nome del Signore. Così dobbiamo ritornare alla parola di Dio. In Marco capitolo 16 l'enfasi è sulla fede e sul battesimo. Se credete e siete battezzati, sarete salvati. Ma se non credete, non siete battezzati, e cosa accadrà? Cosa accadrà? Cari fratelli, prendete le cose seriamente con Dio. Non c'è nessuno sulla terra che possa cambiare la parola di Dio. E non c'è nessun compromesso con Dio. Dunque, in Marco capitolo 16, la predicazione del Vangelo e chi crede sarà salvato e sarà battezzato. Questo fa parte del grande mandato. In Luca capitolo 24, nel versetto 47 leggiamo: e nel suo nome deve essere predicata la remissione dei peccati a tutte le nazioni. E poi andiamo in Atti capitolo 2 e all'effusione dello Spirito Santo, quando la Chiesa del Nuovo Testamento fu portata all'esistenza. Il nostro Salvatore ha pagato il prezzo, egli ha sparso il suo sangue, il sangue del Nuovo Testamento. Matteo capitolo 26, dal versetto 26 al versetto 28.
Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto. E la vita è nel sangue. Così, quando il nostro Salvatore ha sparso il suo sangue, egli ha dato la sua vita. E nel momento in cui siete salvati, credendo che Cristo ha sparso il suo sangue per voi, la stessa vita che era nel sangue del Salvatore è nell'anima di coloro che sono salvati. Voi ricevete la vita eterna per la grazia di Dio. Dunque, noi andiamo in Atti capitolo 2. La moltitudine era radunata. E come era stato detto da Giovanni Battista, io vi battezzo in acqua, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Così il giorno di Pentecoste è venuto. Migliaia erano radunati. Il primo sermone fu predicato. E qual è stato lo scopo principale di quella predicazione? Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché questa promessa è per voi e per i vostri figli e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Se il Signore Dio vi ha chiamati, voi vi pentirete dei vostri peccati, vi battezzerete nel nome di Gesù Cristo, riceverete il battesimo dello Spirito Santo, riceverete tutte le benedizioni del Dio Onnipotente e poi andate direttamente nel libro degli Atti degli Apostoli, in Atti capitolo 8, Filippo aveva predicato in Samaria e coloro che avevano creduto furono battezzati. In Atti capitolo 10, versetto 48, furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. E anche in Atti capitolo 19, io devo dire queste cose, io sono responsabile davanti a Dio. Nessuno può immaginare la responsabilità che segue un incarico divino. Ora, in chiusura, permettetemi di ripetere quello che ho detto prima. Non mancate il giorno della visitazione di Dio. E date uno sguardo a ciò che è accaduto ai giudei 2000 anni fa. Il Signore è venuto ai suoi. Loro lo aspettavano. Ma quando egli è venuto, loro non l'hanno riconosciuto. Non si adattava al loro programma. E poi egli ha pronunciato il giudizio. Luca capitolo 21, versetto 24, che loro sarebbero stati dispersi in tutte le nazioni, perché non avevano riconosciuto il giorno della loro visitazione. Io non ho mai predicato il giudizio, ho predicato la grazia. Tuttavia, cari fratelli e sorelle, quando Matteo capitolo 25 sarà adempiuto, quelle che sono pronte andranno alla cena delle nozze, perché il Signore ritornerà di nuovo, secondo 1 Tessalonicesi capitolo 4,
con la tromba di Dio, con la voce d'arcangelo, e i morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi che viviamo in Cristo saremo mutati e insieme saremo elevati. Vi state preparando? Siete pronti? Credete Giovanni capitolo 14? Credete di essere restaurati dove la Chiesa era al principio? Per favore, prendete questo seriamente. Siate avveduti, non siate stolti. Siate avveduti. Ricevete la parola di Dio. Credete la parola di Dio. E in chiusura, permettetemi di darvi una testimonianza. Ho menzionato il fratello Branham. Ma voglio che comprendiate chiaramente che io predico Gesù Cristo. Non predico Giovanni Battista. Non predico l'Apostolo Paolo. Io predico la parola. Predico Gesù Cristo. Ma devo menzionare le cose che Dio ha fatto. E ci sono un certo numero di esperienze speciali. Il fratello Branham fu ordinato come ministro battista. E nel 1933 egli venne in contatto con il movimento pentecostale e ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. E poi egli ebbe le sue prime riunioni sotto la tenda. E dopo una riunione evangelistica sotto una grande tenda, circa 300 persone dovevano essere battezzate. Così andarono tutti al fiume Ohio e circa 2000 persone li seguirono, giusto per osservare i battesimi. E quando il fratello Branham stava per battezzare la 17ª persona, è accaduto qualcosa. C'è stato un rumore, come il vento che fa un po' di rumore, come il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo è disceso. Si poteva sentire, si muoveva. Voi dovete leggere Atti capitolo 2. E il momento successivo, una luce soprannaturale è apparsa, visibile come una nuvola, visibile ad ogni persona che stava lì. E quella luce soprannaturale è discesa sopra il fratello Brana. E dalla luce soprannaturale la voce disse queste parole: come Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. L'11 giugno 1933. Avrei voluto portare le riviste degli Stati Uniti con me oggi, la rivista Life e la rivista Scienza, che hanno pubblicato la nuvola soprannaturale e hanno pubblicato un grosso articolo scritto dal dottor James McDonald in merito alla nuvola soprannaturale.
ma arriviamo alla conclusione. Permettetemi di dire quello che abbiamo detto. Così, il fratello Branham aveva ricevuto un mandato diretto da parte del Signore. Come Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo? E se leggete Luca capitolo 1, versetti 16 e 17, Giovanni ha presentato un popolo al Signore. Egli preparò il popolo per ricevere il Signore. Egli non ha preparato le sue vie, ma ha preparato la via al Signore. E poi è accaduto che coloro che avevano creduto il messaggio di Giovanni Battista hanno creduto in Gesù Cristo. E il giorno di Pentecoste, secondo Atti capitolo 2, versetto 41, 3.000 persone hanno creduto e sono state battezzate. 3.000 persone allo stesso tempo, nello stesso giorno, perché i cuori erano stati preparati. Miei cari fratelli e sorelle, davanti al Dio Onnipotente, devo chiedervi: investigate la parola di Dio. Guardate bene nello specchio della parola di Dio. Abbiamo letto in merito alla seconda venuta di Cristo, la prima e l'ultima pioggia. Il vero popolo di Dio sarà preparato e sarà pronto per il ritorno di Cristo. Nel gennaio 1981 fui portato in ospedale. Ero morente con la malaria tropicale e non c'era speranza per me di vivere. Ed ero stato abbandonato dai medici. Fui portato in una stanza dove le persone muoiono. C'era una tenda a destra e una a sinistra. Non potevo parlare più e sapevo che stavo per andarmene. Ma volevo dire queste parole: caro Signore, come sto alla Tua presenza? E il momento successivo fui portato fuori da questo corpo in un corpo celestiale. E quando ho guardato intorno, c'era il cielo blu. E quando ho guardato alla mia destra, c'era una moltitudine vestita di bianco e tutti erano giovani, all'incirca 17-18 anni. Io ero così sorpreso, tutti erano giovani. Sapevo che il rapimento aveva avuto luogo. Sapevo che salivamo e salivamo. Ondate di gloria attraversavano quel corpo celestiale. In quel tempo non sapevo ciò che è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 25, che saremo riportati nei giorni della nostra giovinezza. Nella resurrezione non ci sarà traccia di peccato, né traccia di malattia, né traccia di dolore, né traccia di vecchiaia. Nulla, nulla di questo vedrete là. Perfezione, perfezione, perfezione per sempre e per sempre. E noi saremo con il Signore per sempre. Noi salivamo in modo maestoso e all'improvviso
ho guardato un po' più in alto e ho visto la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo e la sposa entrava nella nuova Gerusalemme. Cari fratelli e sorelle, ciò che occhio non ha veduto, ciò che orecchio non ha udito, Dio l'ha preparato per coloro che lo amano. Amate il Signore, amate la Sua parola, amatevi gli uni gli altri e siate perfetti nell'amore e nella volontà di Dio. E se non vi rivedrò sulla terra, vi rivedrò quando Cristo ritornerà. E vi dico in chiusura ancora una cosa. Quando ho iniziato il ministero a tempo pieno, ho pianto davanti al Signore e ho fatto una supplica al Signore. Dissi: caro Signore, io ti servirò. Andrò di città in città e di nazione in nazione, da un continente all'altro. Ma ho una richiesta speciale: che tu sia con me con la tua grazia. Che tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalle mie labbra, che tutti credano in te, che credano la tua parola e siano preparati per il ritorno di Cristo e che io possa rivederli. Ho ancora una domanda. Quanti credono nella seconda venuta di Cristo? Posso vedere le vostre mani? Certo. Alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera e anche per la consacrazione. Per la consacrazione alla presenza del Signore. Io credo che questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi. Salmo 118. Non dimenticate mai questo. Sta scritto: questo è il giorno che il Signore ha fatto. Riconoscete il giorno. Riconoscete il messaggio. Riconoscete la parola promessa per questo giorno. Diventiamo figli della promessa. In Galati capitolo 4, versetto 28, voi fratelli, alla maniera di Isacco, siete figli della promessa. I figli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. Per favore, se leggete di nuovo nella vostra Bibbia, sottolineate Efesini capitolo 1, versetto 13. Dopo che avete udito la parola della verità, siete stati suggellati con lo spirito della promessa. I figli della promessa, la parola della promessa, lo spirito della promessa. Infine, Dio metterà il suo suggello su di noi. E Dio non suggellerà mai l'errore. Proprio come dice la parola, dopo che avete udito la parola della verità, dopo che siete usciti da tutta la confusione, da ogni sistema e dottrina religiosa,
dopo che siete stati restaurati nello stesso fondamento apostolico, dopo che avete ricevuto lo Spirito Santo. Ma non soltanto l'unzione. Molti sono unti e la pioggia cade sui buoni e sui cattivi. Ma dobbiamo essere suggellati. Dobbiamo essere suggellati. Dio deve mettere il suo suggello su di voi, che si è compiaciuto di voi, che non c'è nulla di cui lamentarsi al riguardo. Credete nel sangue del Salvatore. Credete nella totale remissione dei vostri peccati. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Siate lavati nel sangue dell'agnello. Credete ogni parola di Dio e siate suggellati con lo Spirito Santo. Ora, in primo luogo, vorrei chiedervi di chinare i vostri capi. Chiudete i vostri occhi. Quanti hanno bisogno di salvezza? Quanti hanno bisogno di salvezza? Ci sono alcuni che hanno bisogno di guarigione? Ci sono alcuni che hanno bisogno di guarigione? La parola di redenzione è completa. Per le sue lividure siamo stati guariti. Gesù Cristo è lo stesso oggi. Egli salva la vostra anima. Guarisce il vostro corpo. Ed ora, quanti desiderano essere pronti per il ritorno di Cristo? Fatemi vedere le vostre mani. Quanti desiderano essere restaurati? Quanti desiderano essere pronti? Ricordatevi Matteo capitolo 25, versetto 10. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Siate pronti, siate restaurati, siate preparati per la grazia di Dio. Ora pregheremo insieme e crederemo insieme e riceveremo insieme. Signore Dio, per l'autorità della tua santa parola, io prego per tutti i miei cari fratelli e per tutte le mie sorelle, che la tua parola compia ciò per cui è stata mandata. Come è scritto in Isaia capitolo 55, la tua parola non ritorna mai a vuoto, ma porta a compimento ciò per cui è stata mandata, per dare salvezza, per dare guarigione, per dare rivelazione divina, per essere aggiornati nel regno di Dio. Signore, apri i nostri occhi affinché tutti riconosciamo il giorno della tua visitazione, il giorno della nostra visitazione, il messaggio dell'ora. Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro, uscitegli incontro, uscitegli incontro. Abbandonate ogni cosa e seguite Gesù Cristo. Siate consacrati al Signore e coloro che credono il messaggio dell'ora, la parola promessa di Dio per questo giorno, coloro che credono la parola della verità, siate suggellati con lo Spirito Santo della promessa. Nel nome di Gesù Cristo. E tutti dicano amen. Amen.
Alleluia! Dio vi benedica. Ringrazio il nostro caro fratello Michael. Potete sedervi. Dio lo usa in modo potente in differenti nazioni. Sono lieto che siamo qui insieme. Anche il nostro fratello dal Belgio, che è originario dall'Africa, magari egli potrebbe salutarvi. Giusto una parola di saluti. Ringrazio il pastore per averci accolti. Ringrazio tutti i fratelli nel ministero e grazie per essere venuti. Grazie per essere venuti. Quanti credono? Dio vi benedica.